Perfetto, grazie regia. Buonasera a tutti. Stefano Becciolini da Becciolini Network del gruppo Homo Sapiens. Faccio solo due comunicazioni di servizio molto veloci. Allora, il format Homo Sapiens con il nostro Glauco Benigni ripartirà a settembre. Adesso dobbiamo ancora definire il palinsesto e il giorno dell'apertura. Quindi vi mando un caro saluto e si sta riposando dopo le lunghe fatiche invernali. Seconda comunicazione di servizio. Questa diretta sarà disponibile anche per coloro che vorranno intervenire direttamente. Tra circa 15 minuti la nostra regia metterà nella chat della pagina Becciolini Network, dove è la diretta, il link per accedere. Quindi cosa avverrà? Avverrà che chiunque vuole accedere cliccherà su Zoom, sperando che sia capace di utilizzarlo, ma ormai lo conoscono tutti. Visto che è diventato il programma più utilizzato nel periodo del lockdown, e attenderà che la regia lo faccia entrare nella stanza, e una persona alla volta, una domanda e poi il successivo. Ok, fatte queste brevissime puntualizzazioni, questa sera presentiamo e faremo quattro chiacchiere, 30 minuti con l'avvocato Fabio Campanella. Buonasera, Buonasera. avvocato. Buonasera Fabio a tutti. Campanella. Grazie. Fabio Campanella, classe 1969, nato a Bari in Puglia, si è trasferito a Trieste e ha lavorato come cancelliere presso il Tribunale di Trieste, per poi abbandonare un lavoro che era un lavoro d'oro, penso, pubblica amministrazione, nel 2008, dove ha abbracciato totalmente la professione di avvocato, per poi trasferirsi nel 2016 a Milano. Infatti attualmente risiede a Milano, giusto, avvocato? Giustissimo. Perfetto. Allora, questa sera noi vogliamo affrontare un argomento che fino a pochi giorni fa era su tutte le cronache, cioè l'avviso di garanzia che è stato dato ai sette ministri del governo Conte, compreso il primo ministro. Allora, avvocato, ne hanno parlato, diciamo, per i primi giorni molti. Adesso tutti stanno tacendo, forse anche perché poi c'è stato lo scandalo dei cinque parlamentari che hanno avuto i 600 euro di bonus per l'emergenza. Però comunque molti mi chiedono, sì, ma che cosa accadrà? Io voglio fare una domanda ancora prima, perché molti non hanno capito la dinamica. Allora, innanzitutto, se lei ha conoscenza di quante persone all'incirca hanno presentato denunce, queste denunce dove sono state presentate e come avviene l'iter di una denuncia di un cittadino che va dai carabinieri o alla polizia o alla procura della Repubblica per denunciare un reato più o meno grave. A lei la parola, avvocato. Grazie per l'occasione, carissimo Stefano, e grazie a tutti voi che state guardando questa diretta. Orbene, naturalmente la fonte principale, primaria, quasi esclusiva per quanto riguarda i cittadini normali, è il codice di procedura penale, che disciplina appunto le modalità di presentazione di una denuncia o di una querela all'autorità giudiziaria, sia direttamente o per mezzo della polizia, quindi delle forze dell'ordine, dove comunque fanno da tramite direttamente con l'autorità giudiziaria. Invero, un cittadino che si presenta davanti a un'autorità di polizia per denunciare un fatto che ritiene penalmente rilevante, fa la sua esposizione dei fatti, che viene raccolta in un verbale redatto appunto da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale, preso il verbale sottoscritto dal querelante o denunciante, in ragione anche della qualità del reato, lo trasmette senza ritardo all'autorità inquirente, all'autorità giudiziaria, che in Italia si chiama pubblico ministero, presso il circondario dove risiede il tribunale, dove attiva, a seguito della denuncia, le opportune indagini per vedere innanzitutto della fondatezza del reato, individuare gli autori del medesimo e raccogliere quelli che sono i principi di prova che poi saranno sviluppati in un successivo e vero e proprio giudizio che termina con o una sentenza di condanna o una sentenza di assoluzione o ancora prima con una sentenza di non luogo a procedere. In questo Ecco, mi diciamo che scusi è il avvocato, mi prego. scusi, volevo interrompere un attimo.
Il cittadino, diciamo qualsiasi, si presenta all'autorità giudiziaria, fa una denuncia più o meno grave, tentato omicidio e altro, e l'autorità giudiziaria incaricherà le forze di polizia di fare delle indagini, giusto? Questo è il secondo, questo nel momento delle indagini. Diciamo che nella situazione in cui il fatto viene denunciato, qualunque esso sia, che però abbia naturalmente una tutela di natura penale, ovvero si parla di un processo penale, c'è una prima fase, che è una fase, diciamo, prodromica al giudizio vero e proprio, che è la fase delle attività. Infatti si chiama indagini fase delle indagini preliminari, dove il pubblico ministero o direttamente o delegando l'autorità di polizia, e questo è, diciamo, avviene nel 100% dei casi, insomma, l'autorità di polizia svolgono le opportune indagini appunto per identificare gli autori del reato, identificare il fatto nella sua rilevanza, nonché raccogliere quelli che potranno essere poi il materiale probatorio. Per materiale probatorio noi intendiamo, ad esempio, sentire le persone che sono informate sui fatti, effettuare dei sequestri, effettuare delle perquisizioni, effettuare degli esami che possono essere irripetibili, ovvero, faccio un esempio, troviamo un cadavere per strada, l'esame autoptico su quel cadavere è un esame che si fa soltanto in quel momento, non si può posticipare ad una fase successiva, se non perché naturalmente ci sono delle situazioni, diciamo, da dover verificare immediatamente. E risolta tutta questa verifica pre-esame, al pubblico ministero poi è lasciato di esercitare quella che sarà l'azione penale nei confronti dell'autore dell'asserito reato. Ecco, ma quello che è avvenuto allora per i sette ministri, allora, quante persone pressappoco, diciamo in grandi linee, hanno fatto questa denuncia penale e quali sono gli avvocati che se ne stanno occupando e come è stata la procedura, ecco, se ce la può descrivere in maniera sintetica, e allora, quale sarà sì, poi il proseguo? L'iter procedimentale e naturalmente l'iter procedimentale per quanto riguarda i reati commessi dai ministri è differente da quello cittadini che non hanno una carica politica e pubblica di questo rilievo. Allora, da quello che a mia conoscenza ci sono state oltre mille denunce presentate in svariate procure d'Italia. I colleghi che si sono occupati di questa vicenda sono due colleghi molto noti e molto apprezzati da tutti quanti noi, e sono l'avvocato professor Carlo Taormina e l'avvocato Edoardo Polacco. Per due aspetti totalmente differenti, sono denunce diverse. Il primo è in relazione proprio alla responsabilità penale per i fatti, per i decessi a causa Covid, mentre il secondo, l'avvocato Polacco, si è occupato proprio sulla illegittimità dei DPCM relativi proprio alla gestione dell'emergenza sanitaria. Devo essere sincero, io non ho mai visto nessuno di queste denunce e querele, per cui parlo per cognizione che mi deriva da interviste fatte ai diretti protagonisti. Detto questo, le procure che hanno ricevuto le denunce, che parrebbe essere una svariate centinaia o addirittura migliaia, in ragione proprio in relazione al fatto che sono stati attribuiti determinate ipotesi di reato a ministri, non hanno fatto altro che trasmettere dette denunce direttamente ed esclusivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Non possono, non potevano appunto fare alcun tipo di attività, perché, e qua dobbiamo fare un passo indietro, Stefano, indietro al 1989. 1989 è un anno molto importante per l'Europa e per l'Italia. Nell'89
abbiamo da una parte il crollo del comunismo. Nell'89, infatti, abbiamo Piazza Tiananmen in Cina, abbiamo però anche la caduta del muro di Berlino. In Italia c'è stata una legge costituzionale che ha modificato l'immunità penale dei ministri, creando un sistema di immunità per il quale i ministri sono immuni dai reati commessi durante l'esercizio delle proprie funzioni, salvo la possibilità di far valutare tali fatti da un tribunale apposito, che è appunto il Tribunale dei Ministri. Che cosa succede sotto l'aspetto procedimentale? L'iter ci è determinato dall'articolo 6 della legge numero 1, appunto, legge costituzionale numero 1 del 1989. E cosa ci dice questa legge? La legge ci dice che la procura, ricevuta la notizia di reato, trasmette entro 15 giorni al Tribunale dei Ministri la denuncia senza svolgere alcuna attività di indagine. Il Tribunale dei Ministri, entro 90 giorni dalla ricezione della denuncia, svolge le opportune attività investigative e dall'esito di queste trasmette gli atti alla procura con o l'archiviazione direttamente, essendo tribunale, oppure chiedendo alla procura di emettere una richiesta di autorizzazione a procedere alle Camere di appartenenza dei ministri, se questi sono anche deputati o senatori. E qui Ecco, si avvocato, ma mi interviene. scusi, quando la Procura di Roma, ci siamo accavallati, mi scusi, ma quando la Procura di Roma ha inoltrato, diciamo, le carte al Tribunale dei Ministri, il famoso, diciamo, pezzo d'appoggio dicendo sì, ma tanto comunque non ci sono gli estremi per procedere. Questa, come dice anche l'avvocato Carlo Taormina, è stata un'anomalia procedurale, giusto? Anomalia procedurale sì, perché la legge non dice cosa può fare e non può fare, ma è un'anomalia senza sanzione. Ovvero, e mi spiego meglio, la procura può consegnare la denuncia al tribunale con le proprie richieste, dice la legge, la norma, l'articolo 6. E in questo con le proprie richieste ci può essere mane magnum, ma questo anche perché essendo in una situazione abbastanza fluida di imputazione, cioè qua siamo in una fase ancora di inizio delle indagini, è vero anche che la procura, nell'ambito delle proprie competenze, può svolgere una serie di attività, potremmo definire informative, potremmo definire di blanda indagine, senza che nessuno gli possa dire no, questa cosa non la potevi fare a pena di nullità, di annullabilità, di inesistenza. Nulla di tutto questo. È evidente che la procura ha anche i mezzi più veloci, appunto avendo alle proprie dipendenze dirette tutte le forze dell'ordine, tutte le forze di polizia, per poter svolgere tutta una serie di attività di indagine nell'immediatezza dei fatti. Ma è anche vero che alla fine di questa attività complessa è comunque il Tribunale dei Ministri per i reati ministeriali che dà la parola archiviazione o meno. E quindi passeranno questi 90 giorni, perciò arriveremo Anche a novembre, giusto? Ottobre, settembre, ottobre, novembre, all'incirca, prima di giusto, sapere. il giusto non lo so perché i 90 giorni, come i 15 giorni che doveva, il termine nel quale bisognava fare determinate attività, sono termini puramente ordinatori, nel senso che non c'è una combinazione di una sanzione di natura processuale. Possono passare i 90, potranno passare i 120, i 180,
L'importante naturalmente è che nell'ambito dell'attività di indagine, qualora le persone sottoposte alle indagini debbano presenziare determinate attività investigative, è chiaro che le eventuali proroghe di attività di indagine o le eventuali richieste debbano essere notificate alle persone interessate. Mi scusi, avvocato, una domanda che mi sovviene così. Ma che differenza c'è stata o c'è tra quello che è avvenuto all'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, quando è stato diciamo, inquisito l'avviso di garanzia per sequestro di persona l'anno scorso, e invece questa vicenda, che forse è un pochino più complessa, anche perché ci sono molti reati in gioco, non c'è il sequestro di persona, sono reati anche pesanti, molto pesanti. Sotto l'aspetto procedurale nulla, è la stessa legge che ha determinato l'iter procedimentale nell'uno e nell'altro caso. E anche in entrambi i casi alle persone sottoposte alle indagini, perché non sono ancora imputati, e lo dobbiamo anche sottolineare per onestà di verità, e Certo. soprattutto giuridica, è stato notificato un avviso di garanzia proprio al fine di poter consentire alle stesse persone, come dice la legge, di poter presentare delle memorie difensive. Ok? Quindi sotto l'aspetto procedimentale nulla. Cambia chiaramente tutto l'aspetto mediatico, ma su questo né la Procura, né il Tribunale dei Ministri, né tantomeno gli avvocati possono influire, fa parte del gioco della libertà di stampa. Ma ecco, ma infatti io, per carità, non sto prendendo le difese di nessuno, anche perché, ripeto, ribadisco, Becciolini Network e Homo Sapiens sono apartitici. Non possiamo dire apolitici perché tutti noi facciamo politica, anche questa trasmissione è politica, ci occupiamo della polis. Quindi, però molti si chiedevano e si chiedono e mi hanno chiesto la differenza. Ora, diciamo che l'anomalia, giustamente, come ha rilevato lei, è l'anomalia dei mass media, che danno molto più risalto a delle notizie e le altre invece le accantonano. Adesso, senza, non voglio parlare dei gas fumogeni gettati agli occhi dell'opinione pubblica quando sono usciti, tra l'altro neanche i nomi, ma i cinque ministri che hanno avuto il bonus di 600 euro, che tra l'altro lì, a mio avviso, però mi corregga lei avvocato se sbaglio, anche solo per il fatto che dall'INPS è uscita questa notizia, e lì c'è una grave violazione della privacy, giusto? Perché in teoria non dovevo assolutamente uscire niente di quello che... Sul punto il garante della privacy ha detto che non c'è stata violazione della privacy, Stefano, sul punto, anche perché essendo comunque soggetti a rilevanza pubblica più di me e di lei messi insieme, è chiaro Certo. che determinate notizie l'opinione pubblica abbia il diritto di averle, soprattutto in casi non giuridicamente illeciti, ma eticamente riprovevoli. Certo, ma sono d'accordo con lei. Avvocato, solo un attimo, chiedo alla regia cortesemente di inserire nella chat di questa diretta il link per accedere direttamente a Zoom. Quindi chi vorrà accedere, basta che clicchi su Zoom e poi la regia abiliterà a questo punto, regia, anche due persone alla volta. L'importante è che attivino i microfoni e il video. Ecco, questo quando regia sei pronta, fai pure questa procedura e poi avvisaci cortesemente quando ci sono persone che sono entrate. Grazie. Allora, andiamo avanti col nosto discorso perché è un discorso che, diciamo, non si può esaurire in mezz'ora perché è un discorso molto più lungo, però giustamente anche stare un'ora, un'ora e mezza o anche di più a parlare delle stesse cose, poi si perde anche un po' il filo. Quindi, a suo avviso, come, adesso non voglio chiedere di fare il mago con la sfera di cristallo, ma secondo lei come andrà la vicenda? Che cosa accadrà? Alcuni di questi reati potranno non essere presi in considerazione come l'attentato alla Costituzione, che tra l'altro è sempre il Tribunale dei Ministri che verifica se c'è stato reato, no, sull'attentato alla Costituzione, o c'è qualche altro organo? No, è il Tribunale dei Ministri, per quanto riguarda i 7 ministri e il Premier compreso, che verifica della fondatezza o meno della notizia di reato.
è questo l'organo giudicante, tra l'altro è anche un collegio di tre giudici togati che svolge le attività di indagine e poi decide se archiviare o trasmettere gli atti per l'autorizzazione a procedere o diciamo in generale l'esercizio dell'azione penale da parte della procura. Ecco, ma secondo lei, Io questo reato di ecco. attentato alla Costituzione? Io non entro nel merito anche perché, insomma, non mi sembra neanche, se non sembra giusto che la procura abbia detto, tanto per me non c'è reato, avendo comunque a conoscenza il contenuto delle denunce, non posso neanche io permettermi, nella maniera più assoluta, di poter dare un giudizio di natura penalistica sui fatti. È vero che comunque io sono sereno. Perché chi legge queste denunce è il fiorfiore della giustizia italiana, insomma, sono Certo. sempre giudici di Cassazione con un'esperienza in penale elevatissima, persone che hanno una competenza tecnica e professionale di altissimo rango, per cui sotto questo aspetto io non mi preoccuperei, io mi preoccuperei di molto di più come cittadino delle scelte politiche. Però ecco, qua non mi svesto delle vesti di avvocato per essere poi cittadino, carissimo Stefano. No, certo, ma diciamo l'abbiamo una domanda provocatoria perché diciamo che stiamo vivendo dei periodi molto difficili, ma io Indubbiamente. credo e mi permetto di fare una piccola parentesi, che la colpa sia dei mass media, perché anche questa frattura che c'è tra una fetta di popolazione che è chiamiamola pro-governo e l'altra che è contro il governo, è stato un po' i mass media con il loro comportamento che l'hanno incitata. Quindi invece di calmare le acque, loro ogni giorno buttano benzina e hanno buttato benzina sul fuoco sempre di più. Quindi e arriviamo al punto anche insomma, di persone che cosiddette negazioniste, a mio avviso è diciamo, l'aggettivo peggiore che si può utilizzare, perché il negazionismo ricorda dei tempi molto più tragici di quelli attuali, cioè la Certo. Shoah ebraica, che è assolutamente. Quindi diciamo, è proprio un aggettivo infelice questo del negazionismo. Diciamo che ci sono alcune persone che si pongono delle domande, dei quesiti, che, però ecco, e i mass media invece subito affibbiano questa etichetta. Oh, io la ringrazio per questa precisazione perché, ripeto, noi non vogliamo fare politica in senso stretto, non vogliamo prendere parte di nessuno, vogliamo solo cercare di fare chiarezza e cioè, nel nostro piccolo di cercare di svegliare le coscienze. Quindi ognuno di noi ascolta questa registrazione, ascolta altri blogger, legge e poi si fa delle proprie idee. Ora, in attesa che qualcuno, secondo me hanno paura di collegarsi perché bisogna vederli in faccia e magari intervenga. Io volevo fargli una domanda sull'uso delle mascherine, perché insomma, diciamo è una delle domande più gettonate Permettimi attuali, no? però di fare un inciso, una piccola parentesi Certo. sulla questione dei mass media. Io, se dovessi preferire la situazione come questa attuale, dove tutti quanti però possono esprimere il loro pensiero e quindi una massima libertà di espressione, e invece trovarmi in una situazione diversa, dove abbiamo una informazione veicolata, e uso il termine veicolata per essere gentile, preferisco l'attuale. Sebbene mi debba scontrare poi naturalmente con poteri che hanno capacità economiche di persone maggiori rispetto alle mie e rispetto alle tue. Però abbiamo entrambi la possibilità di aprire un collegamento oggi e di poter dire la nostra. Ed è questo è fortunato grazie all'attuale assetto costituzionale che ci garantisce la libertà di espressione. Quindi io posso anche criticare i mass media come li critico oggi, ieri, 2 giorni fa, 3 giorni fa, stiamo vedendo un aumento delle situazioni, dei contagi. Ma per esempio omettono di dire sul numero di popolazione esaminata. Omettono
o omettono di dire il numero di popolazione residente. Quindi abbiamo sicuramente un'informazione guidata, però tutto sommato abbiamo tanti piccoli controcanti che possano far svegliare la coscienza delle persone, quantomeno sotto l'aspetto critico. Cioè, il compito della comunicazione è quello di consentire alla persona che riceve il messaggio di poter pensare. E io preferisco questo assetto rispetto ad altri che conosco del lontano est o del lontano ovest. La ringrazio. Ecco, breve parentesi, fino a che non ci censurano, ecco, perché comunque molti miei colleghi sono stati censurati, il famoso video con Montanari ma è stato censurato e così tanti altri. Comunque, chiusa questa parentesi sui mass media, perché diciamo che sembra quasi che ce l'abbiamo con loro, io parlo dei mass media di regime, cioè i mass media, gli editori seri e responsabili, come amano definirsi loro. Uso delle mascherine, ultima domanda. Sì. Allora, l'uso delle mascherine, a suo avviso, allora, è regolamentato in maniera esatta oppure no? Mi spiego. Ci sono due leggi, la 152 del 75, la 155 del 2005, che parlano del travisamento in luoghi pubblici, in piazze, esatto, pubblici. Ecco, quindi questa è la prima domanda, cioè non va contro questa legge che era stata fatta nel 75 per i reati di terrorismo? La legge che lei ha citato, appunto, è figlia del tentativo di poter, il testo unico sulla pubblica sicurezza, di contrastare il fenomeno del terrorismo, nonché la legge del 2005 per disciplinare, tra l'altro, tutte le questioni delle religioni di natura islamica, a radice islamica, certo. Dove appunto avevamo il problema del burqa, abbiamo il problema del niqab e del chador. Il Consiglio di Stato, già in quelle occasioni, aveva già dato un orientamento giurisprudenziale molto costante. Perché? Perché la legge, quella che tu hai citato, c'è un inciso nell'articolo 85 della legge, della legge del TUTS, senza giustificato motivo. E questo senza giustificato motivo ti dà già la risposta all'uso della mascherina chirurgica. Certo. Nel senso che nel momento in cui io ho un ordine dall'autorità amministrativa, famosi DPCM, oppure un ordine di legge nel quale io sono obbligato ad indossare la mascherina chirurgica, quello è un giustificato motivo. Per cui l'applicazione della legge del TURPS soccombe rispetto all'ordine e alla liceità del motivo per il quale utilizzo la mascherina. Perfetto. L'ultima domanda che le voglio fare proprio sui DPCM, perché non è chiaro a molti, e lei invece mi aveva chiarito in una telefonata pregressa, come abbia fatto il governo a varare delle leggi o perlomeno a incaricare la protezione civile e in deroga alla Costituzione per emergenze sanitarie. Mi spiego, molti dicono no, ma i DPCM possono essere utilizzati in questi casi di emergenza solo in caso di guerra o in caso di calamità naturali. Però lei, se non sbaglio, mi ha citato una modifica nel 2008 alla Costituzione dove diceva che anche per motivi sanitari la protezione civile... Beh, allora, diciamo una cosa, che la legge del 2008 che disciplina la protezione civile ci dice in quali casi il governo può assumere azione d'urgenza, d'emergenza, no? Ci dice appunto che il dei ministri allo stato di emergenza nell'ambito delle calamità naturali in queste situazioni qui, e quindi sotto l'ombrello della calamità naturale ci siamo. Per quanto riguarda i DPCM, la misura concreta di quello che avevano
autorizzato il governo. I DPCM non nascono improvvisamente, la loro liceità giuridica, ma che essendo difetti di legge, la loro durata breve nel tempo, che sono stati convertiti e che nei decreti legge stesso, promulgati dal Ministero della Giustizia, del Ministro della Giustizia, consentivano al governo di emanare le misure concrete attuative per impedire nel massimo possibile la diffusione della pandemia. Naturalmente, il fondamento di tutto era l'esistenza della pandemia e qui si apre tutto un capitolo di domande e risposte che bisognare e darsi. Avvocato, io la ringrazio infinitamente, abbiamo terminato i nostri 30 minuti, siamo 5 minuti oltre, la ringrazio veramente per la sua partecipazione perché a mio avviso ha chiarito alcuni punti che erano scuri, perché io ho ascoltato varie interviste fatte a personaggi avvocati dove logicamente perorano la loro causa, però senza scendere al dettaglio. La ringrazio ancora e speriamo che sia ancora il nostro ospite nelle nostre trasmissioni, magari per discutere di altri problemi sempre legati alla giustizia. Grazie ancora, avvocato. Grazie a voi, grazie per l'occasione che mi avete dato. Sempre disponibile a poterci incontrare per fare queste due chiacchierate. La ringrazio. Allora, ringrazio anche voi che siete rimasti pazientemente all'ascolto. Ci sentiremo sicuramente a breve e vi ricordo che Homo Sapiens ripartirà a settembre col nostro Glauco Benigni ritemprato da sole e spiaggia di Ostia. Ciao a tutti, buona serata da Stefano Becciolini, Becciolini Network, Homo Sapiens.